la crescita è osso, un rapporto che si inizia a comprendere sempre meglio. Ne parliamo col professor Giustina, professore ordinario di medicina interna all'Università di Brescia, che su questo tema ha tenuto un'interessante relazione nel corso del congresso Osteomen. Innanzitutto, professor Giustina, ci può inquadrare un po' in sintesi il ruolo dell'ormone della crescita sul metabolismo osseo? Sì, l'ormone della crescita è un ormone che viene prodotto dalla ghiandola ipofisaria, quindi gli studi che riguardano l'ormone della crescita e l'osso fanno parte di una branca che si sta sviluppando in questi anni della medicina, che è la cosiddetta neuroendocrinologia dell'osso. Quindi dal punto di vista, diciamo così, strettamente sperimentale, quello che è stato dimostrato è che l'ormone della crescita e il suo mediatore periferico, cioè l'IGF-1, hanno un'azione anabolica, cioè stimolano la funzione delle cellule osteoblastiche, cioè le cellule deputate alla sintesi di nuovo osso. In quali casi si può verificare una carenza di GH? La carenza di GH è una situazione che può essere legata a diverse situazioni. Una situazione di tipo strutturale o anatomico, in questo caso noi la definiamo ipopituitarismo, quindi una malattia endocrina o una situazione esterna alla ghiandola ipofisaria causa una perdita di funzione totale della ghiandola, oppure in stati invece in cui questa carenza è di tipo funzionale o relativo, stati in cui quindi la ghiandola è sostanzialmente normale ma l'ambiente esterno alla ghiandola ne riduce l'attività, e fra questi vanno segnalati l'invecchiamento, la terapia cronica steroidea. Ci sono anche delle situazioni in cui vi è un'osteoporosi idiopatica maschile e una carenza di questo ormone. Ecco, GH e fratture, qual è la relazione? Il GH è un ormone che ha un effetto bifasico sul metabolismo dell'osso. Dal punto di vista temporale, quello che si osserva inizialmente è un prevalere dello stimolo riassorbitivo sullo stimolo neoappositivo. Successivamente, dopo i primi mesi di somministrazione, l'ormone della crescita passa ad avere un effetto prevalentemente anabolico, quindi dove la posizione supera il riassorbimento. Questo cosa significa? Significa che solo studi a lungo termine possono documentare gli effetti potenzialmente benefici dell'ormone della crescita sull'osso. E noi sappiamo che, essendo la frattura un evento piuttosto tardivo nella storia comunque dell'osteoporosi, anche secondaria, solo studi protratti a lungo termine possono dare delle informazioni significative sull'effetto antifratturativo del GH. Ovviamente, se noi ci limitiamo alla popolazione ipopituitarica, quindi ai carenti adulti, carenti totali di ormone della crescita, quello che si è visto è che quando questi adulti sono diagnosticati carenti di ormone della crescita, spesso presentano già una storia di fratture cliniche oppure presentano delle fratture vertebrali morfometriche. La terapia sostitutiva dell'ormone della crescita di questi pazienti è in grado di ridurre il rischio fratturativo. Quindi l'unica situazione certa in cui l'ormone della crescita è in grado di ridurre il rischio fratturativo, proprio per la tipologia di pazienti, per la tipologia di dati che noi abbiamo a disposizione, sono i soggetti ipopituitarici. Professore, ci sono altre situazioni in cui può essere utile somministrare il GH per ridurre, per contrastare la perdita di massa ossea? Sì, diciamo che ci spostiamo da un campo in qualche modo già, fra virgolette, registrato, cioè noi possiamo somministrare l'ormone della crescita ad adulti che hanno un ipopituitarismo, e quindi l'effetto sulla massa ossea è un effetto desiderato e in qualche modo, come dire, già però previsto dalle autorità regolatorie, a un campo in cui invece questa situazione è di tipo sperimentale. Abbiamo parlato di stati di carenza relativa o funzionale di ormone della crescita. In questi stati di carenza relativa sono state fatte delle esperienze con la terapia con il GH,
esperienze che hanno portato anche a dei risultati interessanti, per esempio nei maschi con osteoporosi idiopatica. Ovviamente questo dato è un dato che noi possiamo ancora definire clinicamente sperimentale e quindi che necessita poi di ulteriori conferme su popolazioni più ampie, in studi a lungo termine e possibilmente corroborato anche da una valutazione degli effetti antifratturativi di questa terapia, prima di poter sbilanciarsi dicendo che queste situazioni possono avere un reale beneficio per quello che riguarda l'osso dalla terapia con GH.